Un saluto a tutti i lettori di telefonino.net, oggi proviamo il Desire 610. Smartphone di fascia media realizzato da HTC, annunciato lo scorso febbraio al Mobile World Congress di Barcellona. In quell'occasione tuttavia potemmo solo conoscerlo dal punto di vista estetico e caratteristiche tecniche, ma non ci fu possibile utilizzarlo perché questo smartphone è già basato sulla nuova interfaccia utente HTC Sense 6.0 che all'epoca non era stata ancora ufficializzata. Questo smartphone ci è stato fornito direttamente da HTC, privo della confezione di vendita, confezione che comunque conterrà il classico caricabatterie con porta USB, cavo dati USB, micro USB ed una cuffia auricolare stereo. Dimensioni 143.1 x 70.5 x 9.6 mm di spessore, 143 grammi di peso, molto piacevole da utilizzare, ottima l'ergonomia grazie soprattutto alle dimensioni abbastanza contenute, ma grazie anche a questo profilo realizzato in policarbonato leggermente poroso che assicura sempre un'ottima presa. La parte posteriore è sempre realizzata in policarbonato, questa volta lucido, quindi soggetto molto alle ditate ed anche a piccoli graffi. Comunque molto piacevole dal punto di vista estetico, sono tre le colorazioni a nostra disposizione. Sulla parte superiore abbiamo il tasto di accensione, spegnimento e blocco, il jack audio da 3.5 mm, lato destro con il bilanciere per la regolazione del volume, sulla parte inferiore è presente il connettore micro USB, mentre sul lato sinistro, protetto da questo sportellino, ci sono lo slot per la SIM che è in formato nano e anche quello per la micro SD. Sulla parte posteriore abbiamo una fotocamera da 8 megapixel con sensore BSI apertura f2.4, abbiamo il flash a LED e il secondo microfono per il sistema di soppressione dei rumori ambientali. Sulla parte anteriore abbiamo le due casse boom sound, vetro antigraffio, fotocamera da 1.3 megapixel, sensori di luminosità e di prossimità ed un piccolo LED di notifica. I tasti funzione fanno parte del display. La batteria è integrata da 2040 mAh, buona, non ottima la durata, che con il mio tipico utilizzo, quindi ricordo prevalentemente connettività dati, mail in push, servizi di messaggistica, quindi anche molta connettività tramite rete cellulare, mi ha permesso di coprire senza particolari problemi una giornata dalle 7 di mattina alle 23 circa, con anche 30 minuti di conversazione. Mi aspettavo forse una durata leggermente superiore, vista anche la risoluzione del display non particolarmente elevata. Parliamo proprio del display, che è un 4.7 pollici di diagonale, un TFT con una risoluzione QHD da 540x960 pixel ed una densità di 234 ppi. Buona la risoluzione, nonostante sia limitata, i pixel sono praticamente invisibili quando lo guardiamo da una certa distanza. Molto buona anche la luminosità, la visibilità alla luce del sole è sicuramente molto buona. Vediamo subito come si comporta anche con i colori e gli angoli di visione. Questa è la nostra classica immagine della frutta. I colori risultano sicuramente ben bilanciati, non particolarmente sparati, davvero molto bella soprattutto nella vista frontale. Proviamo anche un po' ad inclinarlo, l'angolo di visione risulta abbastanza buono, proviamo anche in questo modo. Ovviamente quando andiamo ad effettuare questo tipo di inclinazione laterale, il nero tende a schiarirsi e i colori quindi tendono a variare. Comunque una vista frontale sicuramente molto buona. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 400 quad core Cortex A7 da 1.2 GHz, presente una GPU Adreno 305 ed 1 GB di memoria RAM, di cui liberi all'accensione circa la metà. Per quanto riguarda invece la memoria integrata, andiamo subito a vederlo, andiamo nel menu dedicato alla memoria. Sugli 8 GB presenti in questo device, circa 3.9 sono realmente a nostra disposizione. Possiamo comunque andare ad espandere la memoria tramite lo slot micro SD che non potrà comunque essere settato come disco di scrittura predefinito, quindi le applicazioni andranno comunque sempre installate sulla memoria principale per poter poi essere eventualmente anche spostate. Per quanto riguarda il supporto alle reti, abbiamo il supporto alle 4 bande GSM, GPRS ed Edge, 3 bande UMTS HSPA+, 42 Mbps in download e 5.76
6 in upload ed abbiamo poi anche il supporto alle 4 bande LTE. Presente il Wi-Fi BGN monobanda con Wi-Fi Direct DLNA, presente anche l'NFC e il Bluetooth 4.0 Low Energy, la porta micro USB 2.0 ha il supporto MTP e anche OTG, quindi possiamo andare tranquillamente ad installare chiavette o altri accessori tramite la porta micro USB. Abbiamo poi anche un GPS assistito con GLONASS, la radio FM e anche l'accelerometro. Il sistema operativo è ovviamente Android, andiamo subito a vedere la versione. Si tratta della 4.4.2 KitKat con l'interfaccia utente HTC Sense. Tramite le opzioni di sviluppo possiamo andare a cambiare il runtime scegliendo tra Dalvik e Art. L'interfaccia utente la conosciamo, tra l'altro davvero molto bella, una delle migliori interfacce utente a mio avviso, che offre davvero tante possibilità di personalizzazione. Abbiamo la possibilità di scegliere di aumentare e diminuire il numero dei pannelli delle home screen. Possiamo attivare rinnovato Blink Feed, quindi con diverse possibilità in più rispetto alla versione precedente, possibilità tra l'altro anche di andare ad impostare dei contenuti localizzati per altri paesi, quindi possiamo tranquillamente andare a scegliere anche contenuti di paesi esteri. Possiamo tra l'altro all'interno del drawer andare a scegliere diverse possibilità di personalizzazione, possiamo ordinare le applicazioni in base al nostro utilizzo, possiamo anche scegliere di nascondere o mostrare determinate applicazioni, possiamo anche scegliere la dimensione della griglia delle icone, quindi tra un 3x4 e un 4x5, un 4x5 che risulta sicuramente molto più comodo. Altre personalizzazioni riguardano la possibilità di andare a scegliere i quick toggle, questi sono tutti quelli a nostra disposizione che possiamo liberamente ordinare secondo le nostre necessità. Tra le altre caratteristiche di questa interfaccia utente andiamo subito nelle impostazioni, c'è la possibilità di andare a personalizzare il tema scegliendo tra questi che ci sono forniti di serie, non possiamo andarne ad aggiungerne altri, quindi davvero un'interfaccia utente ben realizzata. Passiamo alla parte telefonica, tra l'altro è possibile la ricerca rapida in rubrica, possibilità di andare a cambiare la grandezza del tastierino tra questo piccolo e anche uno un po' più grande. Proviamo a comporre il 133, mettiamo in viva voce e ascoltiamo tramite le casse frontali. Benvenuto in 3. Per gestire in autonomia il tuo piano tariffario e le opzioni, digita 1. Per conoscere il credito residuo, il consumo... Allora, per quanto riguarda la qualità tramite le casse frontali, è molto buona, il volume non è particolarmente elevato, però come avete potuto ascoltare risulta sempre molto pulito. Davvero molto buona invece la qualità tramite la capsula auricolare, senza nessun tipo di problema la ricezione sia del segnale 3G e anche di quello 4G, anche del segnale Wi-Fi. Passiamo adesso alla messaggistica, presente un semplice client per SMS, abbastanza limitate le funzionalità, possiamo giusto andare ovviamente ad inserire degli oggetti multimediali per trasformarli in MMS oppure andare a inserire un testo veloce scegliendo una di queste frasi già a nostra disposizione oppure impostandone alcune personalizzate. Messaggi e email che sono gestiti sia tramite Gmail sia tramite questo client di posta elettronica, non in linea con la versione di Android che monta questo Desires 110, non è presente infatti la possibilità di andare a fare uno swipe sul messaggio per eliminarlo, abbiamo la possibilità comunque di gestire caselle email in formato POP3, IMAP4 ed Exchange. Andiamo a vedere anche le email, possiamo visualizzare email ovviamente in HTML con possibilità di navigazione, ma non è presente il pinch out completo per avere la panoramica del messaggio. Facendo uno swipe verso destra abbiamo la possibilità di accedere agli account e alle nostre cartelle. Proviamo a comporre un messaggio, vediamo l'interfaccia per la scrittura, questa è la tastiera personalizzata da HTC, tastiera davvero molto comoda da utilizzare, fluida e veloce, davvero un piacere scrivere con questo, tra l'altro ha un feed a vibrazione molto piacevole, presente anche il feed sonoro, è presente l'immissione del testo tramite il motore di Google anche in modalità offline, presente anche la scrittura tramite swipe e abbiamo anche la possibilità di andare a calibrare la tastiera per adattarsi meglio al nostro metodo di scrittura.
Passiamo adesso alla navigazione web, presenti due browser, sia Chrome sia quello classico di Android personalizzato da HTC. Andiamo subito ad aprire telefonino.net, ricordo che siamo sotto copertura Wi-Fi, caricamento davvero molto veloce, scroll abbastanza fluido. Proviamo anche ad aprire una notizia. Quello che mi è sempre piaciuto del browser personalizzato da HTC è la velocità con cui viene riformattato il testo per adattarsi alla larghezza del display, davvero fulmineo, praticamente giusto qualche istante dal momento in cui rilasciamo al momento in cui viene riformattato. Proviamo anche ad andare ovviamente su Repubblica, andiamo direttamente in versione desktop. Nonostante il sito di Repubblica sia davvero molto pesante perché è davvero ricco di immagini e di contenuti, il caricamento risulta molto rapido. Facciamo anche uno scroll senza particolari rallentamenti, doppio tap, molto reattivo. Proviamo anche ad aprire una notizia. Questa è ricca di testo, doppio tap, adattamento pressoché immediato, tranne per la presenza di questa barra social che dà leggermente fastidio. Però apriamo infine anche il Corriere. Non ha ancora finito di caricare, ma già è possibile effettuare uno scroll molto fluido. Aspettiamo che termini il caricamento, lo possiamo mettere anche in orizzontale. Proviamo ad aprire una notizia. Come dicevo, davvero una funzionalità importante, soprattutto su display che non sono particolarmente definiti. Quindi anche sul Desire la navigazione web si conferma davvero ottima. Parliamo adesso di multimedialità, apriamo la fotocamera. Interfaccia utente ovviamente personalizzata da HTC con queste nuove icone circolari. Andiamo all'interno della fotocamera. Possibilità di andare a scegliere diverse modalità di scatto. Possiamo effettuare o uno scatto completamente in automatico oppure scegliere una di queste impostazioni a nostra disposizione, tra cui HDR, scatto panoramico o stabilizzatore. Possibilità anche di andare a regolare ISO, bilanciamento del bianco ed esposizione, applicare filtri in tempo reale oppure entrando all'interno delle impostazioni possiamo andare a scegliere il livello di ritocco quando andiamo ad inquadrare ad esempio dei volti. Possiamo andare anche a scegliere la risoluzione massima tra 8 megapixel a scendere giù, sempre in formato 16 noni. Possiamo ovviamente anche andare a ritagliare l'immagine con un rapporto 4 terzi o quadrato. Queste sono le altre impostazioni a nostra disposizione, tra cui anche la possibilità di andare a scegliere una funzione per il tasto del volume tra cattura della foto o per effettuare lo zoom. Entriamo all'interno della videocamera, anche qui diverse possibilità di impostazioni. Possiamo ovviamente effettuare una registrazione video da una risoluzione massima full HD a scender giù. Possiamo anche effettuare un video al rallentatore oppure un video a 60 frame al secondo ma in formato HD. Anche qui possibilità di regolare ISO, esposizione e bilanciamento del bianco, di applicare alcuni filtri in tempo reale e andando all'interno delle impostazioni qui è possibile, come detto, scegliere la risoluzione. Oppure queste sono le altre funzioni a nostra disposizione, tra cui attivare il suono dell'otturatore, bloccare la messa a fuoco oppure scegliere la funzione per il pulsante del volume. Anche diverse funzionalità per quanto riguarda gli autoritratti. Ovviamente possiamo andare ad attivare un timer e una possibilità di scatto tra automatico oppure ritratto. Andiamo all'interno della galleria, vediamo il risultato delle foto.
ovviamente la galleria personalizzata da HTC con possibilità di visualizzare in ordine cronologico grazie a questa timeline oppure per album o posizione. All'interno degli album avremo sempre ovviamente anche questa anteprima che va a prendere alcune immagini dall'interno dell'album creando questa sorta di video che possiamo anche personalizzare per quanto riguarda la traccia audio. Possiamo anche andare a scegliere ovviamente le foto che vogliamo vengano integrate all'interno di questo video. Entriamo all'interno dello scatto degli scatti della fotocamera. Queste sono le foto che ho scattato nei giorni scorsi. Devo dire che la qualità di questa fotocamera da 8 megapixel mi ha abbastanza soddisfatto. Le foto sono tutto sommato abbastanza buone, dettagliate, davvero mi ha sorpreso la qualità. Ovviamente non parliamo di qualità eccezionale, ma sicuramente da una 8 megapixel, sono 8 megapixel sicuramente ben sfruttati. Questa ad esempio è una macro, anche questa davvero molto bella come è stata messa a fuoco questa foglia, lasciando un po' più sfocata la parte posteriore. Queste sono ancora altre immagini, questa è un'altra macro molto bella e dettagliata, controluce, ben gestito, anche l'HDR funziona molto bene. Belli tra l'altro anche i video. Andiamo subito a vedere il video di test, ve ne faccio vedere un po', trovate poi il video completo nella pagina di Telefonino. Un saluto a tutti i lettori di telefonino.net, video che sto registrando con il nuovo Desire 610 di HTC. Buona a mio avviso sia la qualità del video, anche buona la qualità di cattura dell'audio, quindi tutto sommato, come detto, 8 megapixel ottimamente sfruttati da HTC. Vediamo anche i file che vengono riprodotti dal player multimediale. Entriamo all'interno dei nostri video di test. Sono riprodotti i video in Full HD, in HD, sia in MP4 che in formato DVX ed in MKV. Non vengono riprodotti i video in 4K e non sono supportate le tracce audio in AC3, quindi alcuni video potranno risultare senza audio. Mi riferisco in particolar modo agli MKV. Questo è il Full HD in MP4. Senza nessun tipo di problema e con una qualità audio decisamente molto buona. Andiamo anche nel player audio, anche questo personalizzato da HTC, conosciamo bene anche tutte le varie funzioni che offre, con possibilità di andare ad aggiornare copertine, anche di andare a scaricare contenuti tramite internet. Possiamo anche ovviamente andare a visualizzare i testi dei brani che stiamo ascoltando. Qualità audio sicuramente molto buona, mi è piaciuta tra l'altro anche la qualità, il volume d'ascolto tramite il jack audio da 3.5 mm, l'ho provato con delle cuffie mie e spero che anche con le cuffie che ci saranno in dotazione la qualità sia comunque molto buona. Tra le applicazioni che HTC ha preinstallato su questo Desire 610 abbiamo la modalità bambino, quindi per creare un'area del device in cui poter andare a installare determinate applicazioni senza avere la possibilità di accedere ad altre aree. Abbiamo anche la modalità auto, è presente il Polaris Office per la visualizzazione di file in formato Word, Excel, PowerPoint e PDF. Abbiamo poi anche la possibilità di effettuare un backup tramite backup HTC. Passiamo rapidamente al gaming, vi mostro Asphalt 8, gioco sempre molto pesante, anche sia dal punto di vista grafico, anche dal punto di vista della grandezza del file di installazione, superiamo il giga, infatti comunque si riesce tranquillamente a caricarlo. Vengono ovviamente scelte di default le impostazioni di qualità grafica media, ho provato a giocare anche ad una qualità alta, la qualità è comunque soddisfacente, però per avere la massima fluidità di gioco consiglio ovviamente di tenere il gioco alla modalità scelta direttamente dal sistema, che garantirà sicuramente un'esperienza di gioco migliore. Dobbiamo ovviamente andare a riavviare il gioco quando cambiamo le impostazioni. Andiamo rapidamente
ad una gara. Bello, molto bello anche come viene riprodotto l'audio, ovviamente parliamo di audio in stereofonia, volume al massimo, i tasti funzione che scompaiono, possono essere ovviamente sempre richiamati tramite uno swipe. Animazione iniziale abbastanza fluida, senza particolari problemi. Direi che la qualità è sicuramente soddisfacente, non ci sono assolutamente rallentamenti. Quindi parte gaming sicuramente promossa, ho provato anche giochi meno pesanti, ovviamente girano benissimo. Non vi ho mostrato una funzione che riguarda la gestione del risparmio energetico, oltre alla classica funzione di risparmio energia è presente anche la modalità di risparmio energia estremo che quando attivata va a limitare notevolmente l'utilizzo della CPU, riduce la luminosità dello schermo, disattiva feedback a vibrazione e disattiva le connessioni. In questo caso verrà anche modificata l'interfaccia con questa interfaccia decisamente più semplificata, solo con le funzionalità base e con uno sfondo completamente in nero. In conclusione, quindi, il Desire 610 viene venduto a 299 euro in tre varianti di colore, bianco, arancio e questo blu. Desire 610 a mio avviso è un ottimo device di fascia media, in grado, come visto, di cavarsela molto bene in tutte le sue funzionalità. Nonostante l'hardware non sia proprio di elevatissimo livello, HTC è riuscita comunque ad ottimizzare la sua interfaccia Sense per offrire all'utente un'esperienza d'uso davvero molto piacevole. Molto buona la parte telefonica, buona anche la multimedialità, il gaming anche ben supportato con giochi particolarmente pesanti ed anche il display è sicuramente una buona unità. È consigliabile a mio avviso ovviamente l'acquisto di una micro SD perché la memoria a nostra disposizione non è molto elevata. Per telefonino.net, Antonio Monaco.